Il Castelfidardo sbanca il Civitelle con una gara corta che vede premiare l'11 di mister Vagnoni oltre i propri meriti. L'Agnonese mette in campo rabbia, ritmo, predominio territoriale, ma negli ultimi 16 metri la squadra di Pino Di Meo arranca. 4-3-3 gli interpreti sul rettangolo di gioco del Catino Molisano. Diverse le defezioni per gli ospiti biancoverdi. Nell'Agnonese Rullo si accomoda in panchina, mentre l'ultimo arrivato, la punta Ceria, va ad affiancare Giglio. Arbitra Grasso di Ariano Irpino dinanzi ad un buon pubblico. Al minuto 11 spazio per l'avanzata del centrocampista di casa Di Lollo. Il destro dalla lunga distanza si stampa sul palo interno. Selvaggio e graziato. La partita è ariosa, i ritmi sono sostenuti. Entrambe le squadre cercano l'ampiezza sul fronte d'attacco. A metà tempo l'Agnonese perde per infortunio Cassese. Nello stesso ruolo gli subentra l'esperto Rullo. Gli ospiti sono spesso sotto pressione, ma al 40° Borgese serve da calcio piazzato. Montagnoli, Faiella sistema in angolo. Ancora un calcio di punizione, ma sulla sponda opposta. Madì per i Granata anticipa tutti. Non è difficile la parata a terra di Selvaggio. La partita si incanala dalle parti del Castelfidardo sul tramonto del primo tempo. Madì perde palla in uscita, Montagnoli si invola verso la porta di Faiella e lo colpisce con un sinistro chirurgico sul primo palo. Ospiti a riposo sull'1-0. Girandola di cambi nella ripresa, Di Meo le prova tutte per raddrizzare l'incontro. Guerra, Santoro e De Stefano prendono il posto di Ceria, Litterio e Di Lollo. Al quarto d'ora colpo di scena, rosso diretto al difensore biancoverde Terrenzio, che stende Guerra lanciato in dribbling. I marchigiani non si scompongono e Bagnoli chiama i suoi ad un più prudente 4-4-1 con pedalino unico baluardo tra la difesa dell'Olimpia. Minuto 27, Ferraro illumina per Santoro, la palla non è angolata, Selvaggio fa bella figura in uscita sull'attaccante di casa. La pressione dell'Agnonese in superiorità numerica è a tratti asfissiante, ma il fortino biancoverde regge anche sulla rovesciata di De Stefano. Colpo di reni di Selvaggio che strozza in gola l'urlo di gioia dei tifosi molisani. I minuti trascorrono inesorabilmente, sguscia via al 39° Niang a destra. Il colpo di testa di Giglio dà solo l'illusione del pari. Reazione del Castelfidardo, la punizione di Calabrese subentrato a pedalino pizzica l'attento Faiella, l'angolo serve a far respirare la squadra ospite. L'ultima emozione la regalano ancora i padroni di casa, sull'invito da sinistra del solito Guerra, Giglio a porta sguarnita non riesce a metterla dentro. I complimenti al Castelfidardo per una prestazione propositiva, nonostante una retroguardia improvvisata al Civitelle. Il mea culpa all'Olimpia per aver creato molto e non aver raccolto nulla.